Nella notte, i carabinieri di Palermo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito 70 misure cautelari nei confronti di 5 diverse organizzazioni dedicate alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti nell'area di Partinico, una zona della provincia particolarmente critica sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il contesto è sempre quello mafioso nella gestione diretta delle attività di traffico o nella mediazione e nel confronto tra le diverse organizzazioni. L'arma dei carabinieri punta alla disarticolazione dell'organizzazione dedita allo spaccio perché è una delle costanti fonti di finanziamento di Cosa Nostra e togliere le fonti di finanziamento significa togliere il bacino di galleggiamento alla mafia, renderla più povera e quindi incapace di agire.